buongiorno Franz. Buongiorno signor Marcello. Questo è il tuo canale? Sì. Ok, lo sai che io sono andato in America un tempo fa? Sì. E ho mangiato tanti hamburger. Mi manca molto il sapore degli hamburger. Tant'è che Franz mi ha regalato, dato che mi pensa tanto, dei merendoni. Mi ha regalato i popping cookies. Che sono? I cooking. Popping cooking. Che fai, finta legge in giapponese? Sì. Che sono dei cibi giapponesi disgustosi che lui mi ha portato dal Giappone. Non solo che sono molto buoni, sono una versione mignon piccola piccola dei cibi normali, ma sono veramente come quei cibi normali. Cioè sono gli stessi ingredienti. Iniziamo. Non tagliare le istruzioni. Oh. Queste sono le istruzioni che ci serviranno per andare a realizzare. Quindi queste sono le polverine. Sono due. Ah no, sono 13. Sono un po'. E questo invece è la paletta per mischiare, il coltello per tagliare, il bicchiere per bere e il vassoio che va tagliato. Aspetta. Prima cosa da fare è utilizzare una bustina che è quella arancione. Andiamo a tradurre perché essendo che esso è scritto in giapponese e quindi andiamo a tradurre con Google Translate. Mettere, aperte virgolette, l'origine della patata, chiuse virgolette, in un vassoio frastagliato. Ok. E aggiungere due tazze di tazze. Frastagliato. Tazze di tazze sono queste? Quella tazza di tazza. E mescolare bene. Spingerlo con le dita per renderlo appiattito. Calore con un forno a microonde. Spegnerlo dallo stampo raffreddato a metà. E tagliarlo con un coltello lungo il bordo tagliente. È quell'arancione? È questo arancione, sì. Sì, scusa, aprilo in maniera che non ti si rovesci. È come le mendendine. Guarda che cretinetto che sei. Cioè, prima lo sgrulli, no? Poi fai così. E poi fai il frondo frastagliato. Quante acquette? Due acquette. Quindi questo è usato e lo mettiamo qua. Queste sono le patatine fritte che andranno ad accompagnare il nostro hamburger. Queste mi sa che hanno un gusto diverso da quello a cui siamo abituati noi, però. Oppure abbiamo messo la pastina sbagliata. No. Sono giuste? Sì. Escono meno patatine di quello. No, forse non era la patatina. Questo è il pane. È il pane? Senti l'odore? Che ti sembra? Qualunque cosa. No, è giallo patatine, è ovvio. E allora facciamo col giallo. E mo siamo fottuti però. Facciamo le patatine. Ah, questo è il pane che abbiamo sbagliato. Ci siamo lasciati prendere dall'entusiasmo. Ma no, perché tre? Hai abbondato quella. E niente, mescherò col coltello qua. Oppure perso un po' di cremina. Io non capisco niente. Sembra poca qua, non trovi? No, no, ma diventano buone e belle. Intanto io vado a vedere come si fa la carne. Questo è bello perché sarà tutto sbagliato. Mettere hamburger nel... Il problema è che noi abbiamo sbagliato vaschette. Dobbiamo rimediare a questa cosa. Dobbiamo mettere questo da qualche parte. Io vado a lavare questo. E va messo su un tega. Ma se no che sti cavoli. Infatti sti cavoli, sti cavoli, fatto sti cavoli. Queste sono patatine, vanno cotte a microonde, vai. Mentre io vado a cuocere le patatine, tu leggi per fare la carne. Mettere il hamburger originale in stella vassoio. Che è questo? Mettere questo. In triangolo due tazze di acqua, avvolto in un bel miscelato e la mano fino a quando non si stabilì con un cucchiaio. Piatta. Premere con un dito messo in atto che dice hamburger. Nel cassetto mettere il Nomoto, che era poi su stella, e mescolare bene, metterlo in un triangolo, due tazze di acqua, apostrofo D, mescolare bene fino a quando i grumi sono andati e è stato scritto come pane nel cassetto, mettere la linea all'interno dei due punti, scaldatela in un forno al microonde e lasciatela raffreddare. Avete capito? Molto chiaro. Hai fatto, Franz? Aspetta! Ci sei? Ah! E qua c'è lo stampo dell'hamburger, terribile. Quindi l'hamburger va tagliato. Hai capito? L'hamburger no. Al centro. Sì. E i pani qua. Le patatine sono fatte? Quindi i pani li metto qua. Le patatine vanno tagliate Vedi perché è scanalato? Certo, per fare le fettine di patatine. Per fare le fettine di patatine. Quindi, vabbè, lo facciamo in quattro. Andiamo più avanti qua. Questo pane lo metto qua dentro? Ma dove dici di mettere le patatine soprattutto? Beh, poi le patatine le poggiamo da qualche parte. Siamo sicuri che va messo qua dentro questa roba? No, la carne. Abbiamo solo sbagliato i vassoi, basta. Abbiamo invertito patatine con carne. Quindi ora abbiamo le patatine che hanno questa forma. Però sono buone, ve lo assicuro. Qua mettiamo, che voi vedete della polvere, ma in realtà è proprio manzo. È proprio manzo. Due triangolini di acqua. Uno e due e tre e tre. No, perché? Perché non mi si riempie. E quattro. Ma no! Ma perché quattro? È scritto due. Perché erano mezzi. Ah no, c'è il ketchup ancora. Dobbiamo fare ancora il ketchup. Facciamo il formaggio. Ah, il formaggio, è vero. Al vassoio frastagliata è attaccato. Mettere il formaggio originale. Lì dopo impastare a mano per mescolare nulla dopo te. Tel messo san. Up un bicchiere d'acqua e nel foglio hamburger allungato formaggio magro. Abbiamo tagliato con un coltello secondo la guida di dimensioni. E facciamo due sella per formaggio. Quella è pastura per i pesci. No, ci sta, è fatto, è buono. No, se non lo versare. Piano, comprimilo. Tiè, pure i peli ci sono. Secondo me viene una bontà pazzesca. Dove va il pane? Qual è la bustina? Blu? La gialla. Ah, rossa è... Ah, blu. È blu, so io, è blu. Tagliamo e versiamo. Ed è... non è vero. Questo è il pomodoro. Sa di pomodoro? No, è il cheddar. Quanti triangolini? Uno abbondante. Drop. No, ci sta la carne. E lascia sta che... Lascia per me. Schifoso. È la ricetta originale. È quella di Manhattan. Perché cheddar, vedi com'è bello giallo? Che bomba, regà. Odora di quattro formaggi. Tutti e quattro, capisci? Mettilo sul piatto e stendilo. Io intanto mi preparo.
sarà una bomba. E poi mi chiedo, se queste polverine, scusa, tu le metti tutte insieme, tanto è polvere, diventa una... E poi ci metti l'acqua. Sì. Cosa diventa? Una palla? Oh, ho fatto cheddar. Vieni, finisciamo. C'è scritto. Adesso inforna tutto, signore. Spinge lo stampo dalla parte posteriore. Togliere il pane e la bistecca di hamburger. Fare il pane a metà. Pane, due hamburger, formaggio. Mettere l'acqua sul fondo molto dalla parte superiore della coppa. Che era gli occhi di Cella 2 assemblati e la guerra sovietica. Generazioni lì. Per mettere cucchiaio, originale, cola. Mescolare bene e mescolare bene. Mettere le patate in patate. Mentre gli cuoci tu fai il ketchup. 30 secondi? Sì, sì, fai 30 secondi. Premi start e fai. Fatto? Sì. Stai calmo, andiamo a fare il ketchup. Che presumo sia uguale a quello del mio. Due coppettine d'acqua. Là. Ok, toglielo. Però il pane fa cagare. Perché? Beh, non è male. Allora, sono per due hamburgerini, no? Mo tagliamo il pane. Posso farlo io? Il pane è delizioso, ragazzi, eh? L'hai assaggiato? No, ma guarda che bell'aspetto. Madonna. Bam! Guarda che robetta. Il ketchup, signori. Ah, hai fatto anche il ketchup. Per me no, grazie. No, ne faccio uno solo. Questo è il tuo. No, ne facciamo uno solo. Ma non è due. Ma non c'è sta spazio per due, guarda. Allora, uno. Che schifo è. Non lo vuoi il ketchup? No. Intanto facciamo la cocchina. Si prega di mangiare deliziosamente. Io mangio la cola. Quanta acqua dentro la cola? Ah, è coca vera questa. Beh. Guardate, amici, è effervescente. Aspetta, aspetta. Scoppiano gli occhi. Vogliamo andare a infornare un attimino questo? Andiamo a infornare. Due secondi. Vai, ma che ci frega. Mua! La cosa buona di questa roba è che, come dicevamo prima, è tutta roba genuina, tutta roba fatta in casa. La carne della fattoria. È arrivato il pasto. Oh, guardate com'è invitante. Ok, mangiamo. Prima di tutto le patatine. Aspetta, oh, patatine. Io l'ho intinta nel ketchup. Le patatine sono la cosa migliore. Oh, era buona. Il ketchup è disgustoso. Ah, il ketchup. Passiamo all'hamburger. È favoloso. Mi sono pericolato di vomito. Ma perché il ketchup? Prendiamo. Come va? Ah! Questo va schifissimo. Mamma mia. Bevo l'acquetta, va. Perdonateci. Ci vediamo con un video sensibilmente peggio di questo. Fate voi. Andate sul canale di Franz dove ho fatto le mini pizze. Anche se come Napoli. Mi raccomando, voi iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video che facciamo. E andate. Oddio, c'ho i cornati di vomito. Ma non è vero. Lo sto fingendo perché deve finire. È buonissimo. Ciao ragazzi. Era molto buono.